In this video, Git is um das Perfect. In questo video ci occupiamo del participio passato, del passato prossimo, quindi. Dovremo quindi conoscere i verbi deboli, i verbi forti e i verbi misti. Vedremo cosa succede con i verbi separabili e i verbi inseparabili e dovremo vedere e capire come utilizzarli questa forma. Inoltre, dovremmo anche capire quando si usa l'ausiliare essere e l'ausiliare avere in tedesco. Quando ci occupiamo di verbi, dobbiamo sicuramente pensare alle categorie schwache, starke und gemischte Verben, verbi deboli, verbi forti e verbi misti. Quindi in tedesco non si parla di verbi regolari, irregolari, ma appunto di queste categorie. Perché? Perché due personaggi, due germanisti, i primi germanisti fondamentalmente, Jacob e il fratello Wilhelm Grimm, che sono appunto noti per aver raccolto le fiabe, non le hanno scritto loro, no? C'erano già le fiabe in tradizione popolare, loro hanno deciso di raccogliere e di scriverle, inserendo ad esempio il preterito e anche togliendo tutto quello che c'era di erotico nella fiaba. Le hanno trascritte, il loro intento era quello di una identità germanica, hanno lavorato anche a un grande dizionario di 33 volumi e si sono occupati anche di grammatica tedesca, oltre a occuparsi appunto delle fiabe. Jacob era appunto, come dicevo, il maggiore, era quello più fanatico, quello che lavorava duramente, quello molto più critico, quello più negativo, quello anche più intollerante, anche quello più difficile. Per lui la priorità era la scienza, era fare lavorare al dizionario, mentre Wilhelm era quello più musicale, quello che amava la musica, quello che disegnava, quello che aveva anche un'eleganza nella formulazione, quello che era anche in grado di avere contatti, sembra che fosse anche un eroe, piacesse molto anche alle donne. Ma comunque, parliamo di verbi deboli e verbi forti, e questi due signori, appunto i fratelli Grimm, Jacob e Wilhelm, hanno introdotto questi concetti. Quindi vediamo i verbi, abbiamo detto die schwachen Verben, i verbi irregolari, la maggior parte dei verbi tedeschi segue questa categoria, poi abbiamo i verbi forti e i verbi misti, che sono i verbi irregolari. Quando si studiano i verbi occorre studiare il paradigma del verbo. Che cos'è il paradigma? È la forma del verbo, del presente, del preteritum e del perfect. Quindi se io prendo un verbo come un verbo debole, lachen, avrò quindi lacht come terza persona singolare, lachte come preteritum, che ha una caratteristica quindi con te, e poi il perfect hat gelacht, che ha quindi gi più ti per quanto riguarda il perfect. Per quanto riguarda invece il verbo forte, ha anche una particolarità, quella di avere al perfect gi più en. Quello che può succedere è che la vocale dell'infinito può cambiare, in questo caso è rimasta uguale. Avremo quindi la categoria del paradigma di Fahren, fährt, fuhr e ist gefahren. Mentre il verbo forte, ad esempio rennen, correre, rennt, rannte, ist gerannt. In questo caso il preteritum presenta anche te, che è tipico del verbo debole, ma in questo caso, come il verbo forte, anche il verbo misto, cambia la vocale, quindi da rent diventa rante, quindi è a, come succedeva anche al verbo forte. Il preteritum di fahren era fua, quindi anche in questo caso avevamo una vocale che cambiava. Per quanto invece riguarda il perfect, abbiamo gerant, abbiamo quindi ge come il verbo debole e ti, però abbiamo la vocale che è cambiata, quindi a. Quindi i verbi misti sostanzialmente sono una combinazione di verbi deboli e verbi forti, che quindi hanno in comune dei verbi deboli le desinenze, la T finale e G iniziale, mentre dei verbi forti hanno in comune il fatto che cambiano la vocale. Quindi in realtà anche i verbi forti e i verbi misti hanno una certa regolarità, cioè è il fatto che
cambiano la vocale. E poi vedremo che ci sono al loro interno delle regole o delle categorie simili, quindi è per questo che non si è parlato di verbi irregolari. Posso capire che per gli studenti dei giorni nostri è molto più semplice parlare di verbi regolari e di verbi irregolari, però questa è la distinzione che si fa in tedesco quando si studiano i verbi. Facciamo ora una breve ripetizione dei tempi dell'indicativo. Per quanto riguarda i verbi deboli, abbiamo il presente, er lacht, lui ride, abbiamo il perfetto che studieremo in maniera approfondita in questa lezione, er hat gelacht, ha riso, il preteritum er lachte, rideva o rise, che può essere imperfetto o passato remoto, poi abbiamo il plusquamperfect, er hatte gelacht, aveva o ebbe riso, abbiamo poi il futuro semplice, er wird lachen, riderà, e il futuro anteriore, che in tedesco si chiama Futur 2, er wird gelacht haben, avrà riso. La stessa cosa anche per i verbi forti, fare è un verbo forte, er fährt al presente, er ist gefahren, er fuhr al preteritum, er war gefahren al plusquamperfect, e er wird fahren e er wird gefahren sein al futuro 1 al futuro 2. Verbo misto, ad esempio il verbo wissen, sapere, er weiß, er hat gewusst al perfect, er wusste al preteritum, er hatte gewusst al plusquamperfect, futuro 1 er wird wissen e er wird gewusst haben. In questa unità ci occuperemo appunto del perfect. Il perfect è un tempo composto e quindi formato da un ausiliare, essere o avere, più un participio passato. Ad esempio, wir sind gekommen, in questo caso è un verbo forte, perché abbiamo ge più en. In italiano abbiamo detto che corrisponde al passato prossimo, siamo venuti. In tedesco dovremmo mettere la forma gekommen del participio passato in fondo alla frase, se ad esempio aggiungiamo un altro complemento. Per esempio, wir sind gestern um 3 Uhr nach Hause gekommen. Il verbo participio passato gekommen finirà in fondo alla frase. Das Partizip Perfekt des schwachen Verbes wird mit dem Präfix, also mit der Vorsilbe ge und der Endung t gebildet. Quindi si forma il participio passato dei verbi deboli con il prefisso ge, che si mette davanti, e con la desinenza t. Bisogna chiaramente togliere la desinenza ende dell'infinito. Ad esempio, fragen avremo gefragt. Ich habe ihn etwas gefragt. Io ho chiesto qualche cosa. Il participio passato del verbo forte si forma invece con ge più la desinenza en. Bisogna comunque poi studiare anche il cambiamento di vocale. Ad esempio, trinken diventerà getrunken, quindi er hat eine Cola getrunken. Comunque la caratteristica è quella di avere ge all'inizio e en alla fine. Il verbo misto forma il participio passato con ge più la desinenza t alla fine. Anche in questo caso abbiamo un cambiamento di vocale, per esempio wissen, gewusst, sie hat das nicht gewusst, non l'ha saputo. Abbiamo quindi visto che ci sono tre gruppi, i verbi deboli, quindi che hanno ge più t, ad esempio gefragt, il participio passato. Abbiamo visto che ci sono anche verbi forti, quindi che hanno ge più n, cambiamento di vocale, getrunken, da trinken, e i verbi misti, ad esempio wissen, e abbiamo in questo caso gewusst. Abbiamo detto, ma lo diciamo ora, come avevamo già visto per il preterito, che quando i verbi terminano in D, in T, dobbiamo aggiungere una E per questioni fonetiche. Quindi avremo il verbo arbeiten, avremo gearbeitet.
Avremo il verbo öffnen, anche quando finisce in n e non è preceduto da r, dobbiamo aggiungere una i per questioni fonetiche, quindi geöffnet. Schauen wir uns jetzt mal die Stammformen nach Ablaut. Vediamo ora i paradigmi dei verbi. Cosa sono i paradigmi? I paradigmi sono le forme verbali che dobbiamo studiare. Per esempio, il verbo singen al presente presenta la forma sing, quindi è sempre la terza persona, il paradigma è singt. Poi abbiamo sang, che è il preteritum, e poi il participio passato, che è gesungen. E dobbiamo chiaramente aggiungere ancora l'ausiliare, hat gesungen, quando non c'è niente a avere, quando invece cambia, viene normalmente indicato. In questo caso abbiamo il paradigma dei verbi i, a, u, quindi sing, sang, gesungen. Vediamo ora altri paradigmi. Ad esempio, bitten, bittet, bat, gebeten, i, a, e, oppure fangen, che poi al presente diventa fängt, quindi fängt, fing und gefangen, quindi e, i, a. Abbiamo poi i verbi come treiben, che hanno e, i, e, quindi treibt, trieb und er hat getrieben. Abbiamo poi il verbo laden, per esempio einladen, invitare. Laden è caricare. Che abbiamo lädt, quindi è. Lud und er hat geladen. Poi abbiamo i verbi i, e, o, quindi verlieren, verliert, verlor, verloren. Abbiamo poi il verbo laufen, quindi e, a, u con umlaut, quindi läuft, lief und gelaufen. Bene, partiamo ancora dalla prima categoria, che era la categoria dei verbi in i, a e o. A questo punto noi possiamo elencare tutti questi verbi, che hanno quindi le caratteristiche werfen, wirft, warf, geworfen, e in questo modo avremo tutti i verbi che hanno i, a e o. In realtà due di questi verbi, il verbo befehlen e il verbo empfehlen, hanno IE al presente, perché sono appunto quei verbi che cambiano la vocale, può essere I o può essere IE. Tutti gli altri invece sono con I, anzi in realtà c'è anche stehlen, rubare. Vediamoli in dettaglio. Allora, befehlen, quindi ordinare, beginnen, iniziare, brechen, rompere, empfehlen, raccomandare, consigliare, gewinnen, vincere, helfen, verbo con il dativo, aiutare, nehmen, prendere, erschrecken, spaventare, schwimmen, nuotare, sprechen, parlare, treffen, incontrare, gelten, essere considerato, kommen, venire, werben, pubblicizzare, stehlen, rubare, sterben, morire e werfen, lanciare. Come vediamo, la prima, è la colonna appunto del presente, quindi beginnt per esempio, poi abbiamo il preteritum, begann, e poi abbiamo il participio passato, er hat begonnen. In questo modo noi possiamo studiare i paradigmi dei verbi i, a, o e raggruppandoli in questo modo forse riusciremo a impararli meglio. Vediamo ora i paradigmi di altri verbi forti che hanno l'appunto e o e come presente, i come preteritum e a come perfect. Questi verbi sono gehen, per esempio er geht, er ging, er ist gegangen. Poi abbiamo il verbo anfangen, fängt an, fing an und hat angefangen. Poi il verbo halten, tenere, ritenere o anche fermarsi, hält, hielt, hat gehalten. E poi il verbo schlafen, schläft, schlief und hat geschlafen, sempre la terza persona. Vediamo ora i verbi forti che cambiano la vocale da ii. Abbiamo per esempio il verbo gleichen, assomigliare, quindi gleicht, più dativo tra l'altro questo verbo, glich e hat geglichen. Abbiamo begreifen, capire, leiden, soffrire, scheinen, sembrare, schreiben, scrivere, schreien, gridare, schweigen, tacere, steigen, salire, streichen, accarezzare, streiten, litigare, treiben, praticare e verzeihen, perdonare. Abbiamo poi altri verbi con a e per il presente, u per il preteritum e a per il perfect. Questi verbi sono ad esempio einladen, invitare, quindi er lädt ein, er lud ein, er hat eingeladen. Abbiamo poi ancora fare, andare con un mezzo,
Schaffen, creare, aufwachsen, crescere, e tragen, indossare, portare. Altre categorie sono i, ü per il presente, o per il preterito e o per il perfect. Avremo quindi fliegen, volare, quindi fliegt per il presente, flug per il preterito e ist geflogen, quindi o anche per il perfect. Abbiamo anche fliehen, fuggire, frieren, avere freddo, genießen, godere, erziehen, educare, ziehen da solo invece tirare, anbieten, offrire, che abbiamo già visto, lügen, mentire, schließen, chiudere, wiegen, pesare, betrügen, ingannare e verlieren, perdere. Vediamo ora le categorie di verbi che hanno come vocale che cambia e, i, e, a. Avremo quindi laufen, corre, quindi er läuft, er lief und er ist gelaufen. Poi abbiamo raten, indovinare o consigliare, fallen, cadere, hängen, essere appeso e lassen, lasciare. Adesso altre categorie di verbi che non sono riuscito a mettere in nessuna categoria. Sono ad esempio il verbo rufen, chiamare, quindi i, e, rief per quanto riguarda il preteritum e hat gerufen, stehen, stare in posizione appunto orizzontale, steht, stand e hat gestanden, poi stoßen, spingere, colpire, stößt, stieß und hat gestoßen, e poi il verbo tun, fare, tut, tat e hat getan. Abbiamo visto che i verbi tedeschi si possono aggruppare in tre gruppi. Abbiamo detto verbi deboli, verbi forti e verbi misti. Vediamo ora cosa succede con i verbi separabili e i verbi inseparabili. Infatti, i verbi deboli, come abbiamo visto, per i verbi regolari hanno per esempio il participio passato formato da ge più ti, quindi gefragt, gearbeitet, geöffnet. I verbi forti, getrunken. I verbi misti, gewusst. Abbiamo anche spiegato che hanno ge, i verbi deboli più ti, i verbi forti ge più en, con cambiamento di vocale, e i verbi misti cambiano per loro la vocale ma hanno ge più ti come i verbi deboli. I verbi separabili sono tutti quei verbi che hanno i prefissi ab, an, auf, bei, ein, fest, her, hin, ab, los, mit, nach, vor, weg, zu, zurück e zusammen. Quindi se il verbo è nachfragen, avremo quindi nachgefragt, quindi inseriremo il ge tra la particella e il verbo. La stessa cosa per verbi deboli, forti e misti. Ad esempio, ankommen sarà angekommen. Zurückbringen sarà zurückgebracht. Mentre per i verbi che hanno le particelle, in questo caso indicate in giallo, be, empt, ent, er, ge, hinter, miss, fair und sehr, non avranno ge, quindi avremo erzählt per raccontato, verstanden per capito e verbracht per trascorso. Vediamo ora in dettaglio tutte le categorie. Vediamo ora il participio passato dei verbi separabili. Das Partizip Perfekt der trennbaren Verben wird mit ge gebildet. Quando abbiamo i verbi separabili, con i prefissi ad esempio ab, dovremmo inserire il prefisso ge. Quindi, sie hat beim Bäcker die Brötchen abgeholt. È andata a prendere dal panettiere i panini. Oppure, ankommen, arrivare. Wir sind in Bern angekommen. Siamo arrivati a Berna. Aufstehen, alzarsi. Ich bin heute um 7 Uhr aufgestanden. Mi sono alzato alle 7. Beibringen, ich habe ihm die Regeln der Grammatik beigebracht. Gli ho insegnato le regole della grammatica. Einziehen, trasferirsi, entrare in un nuovo appartamento. Sie ist in die neue Wohnung eingezogen. Festhalten, ich habe den Hund am Halsband festgehalten. Ho tenuto fermo il cane al collare. Loslassen, lasciare andare. Sie hat ihren Hund losgelassen. Ha lasciato andare il proprio cane.
Vediamo ancora altri esempi. Mitkommen, risto auf die Party mitgekommen. Nachdenken, riflettere. Si hat über dieses Problem nachgedacht, ha riflettuto su questo problema. Weggehen, andare via. Er ist schon weggegangen. Zumachen, chiudere. Ich habe das Tor zugemacht. Ho chiuso il portone. Zurückkommen, ritornare. Er ist aus dem Urlaub zurückgekommen. E zusammenspielen, giocare con, giocare insieme. Die Kinder haben zusammengespielt. Vediamo ora il participio passato dei verbi inseparabili. Das Partizip Perfekt der untrennbaren Verben wird ohne G gebildet. Si formerà quindi senza il prefisso G. Das Präfix wird beim Sprechen nicht betont. Non dovremo nemmeno accentuare il prefisso parlando. Quindi dovremmo dire bezahlen. L'accento cade quindi sulla seconda parte del verbo e non sul prefisso. Ich habe meine Miete noch nicht bezahlt. Non ho ancora pagato il mio affitto. Empfehlen. Consigliare. Er hat ihm dieses Restaurant empfohlen. Gli ha consigliato questo ristorante. Enthüllen. Sie hat ein Geheimnis enthüllt. Ha svelato un segreto. Erzählen, raccontare. Wir haben eine Geschichte erzählt. Abbiamo raccontato una storia. Gehören, appartenere. Dieses Haus hat früher meinem Opa gehört. In passato questa casa è appartenuta a mio nonno. Hinterlassen, lasciare, per esempio per un messaggio in una segreteria telefonica. Ich habe auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen. Missverstehen, fraintendere. Ich habe dich missverstanden. Verlieren, perdere. Sie hat ihre Mütze verloren. Ha perso il suo berretto. Zerstören, distruggere. Das Erdbeben, il terremoto, hat das Haus zerstört. Ha distrutto la casa. Il terremoto ha distrutto la casa. Anche i verbi che terminano in "-ire", non hanno "-ghi". Ich habe mit meiner Freundin telefoniert. Ho telefonato alla mia amica. Vediamo ora alcuni verbi che possono essere separabili o inseparabili a seconda del verbo. Ad esempio, durch può essere separabile o inseparabile. In questo caso, nel significato durchqueren, wir haben die Schweiz durchquert, è inseparabile, quindi non avremo G. Anche al presente diremo quindi wir durchqueren die Schweiz, attraversiamo la Svizzera. Durchfallen invece è separabile. Er ist beim Examen durchgefallen. Non ha quindi superato l'esame, in realtà l'ha bocciato, è caduto nell'esame letteralmente. Übersetzen significa tradurre. L'accento cade sul verbo e non sul prefisso e quindi è inseparabile. Ich habe den Text ins Deutsche übersetzt. Al presente sarebbe ich übersetze den Text. Abbiamo però anche übersetzen, nel senso di portare dall'altra parte. Per esempio, er hat mich ans andere Ufer übergesetzt, perché al presente si direbbe er setzt mich ans andere Ufer über. Di conseguenza, al perfect sarà con ge. Mi ha portato quindi dall'altra parte della sponda. Übersetzen in qualche modo è anche un portare in un altro luogo, ma in senso figurato. Übergehen, sie ist zu einem anderen Thema übergegangen, è passata ad un altro tema. Überleben significa sopravvivere. Sie hat die Krankheit überlebt. Il verbo è quindi inseparabile, quindi non abbiamo ge. Überlaufen, die Milch ist übergelaufen, il latte è quindi uscito, è fuoriuscito. Vediamo ora altri esempi. Unterschreiben vuol dire firmare, letteralmente sottoscrivere. Sie hat das Zeugnis unterschrieben, ha firmato la pagella. Unterschreiben è inseparabile. Untergehen, tramontare. Die Sonne ist untergegangen, letteralmente è andata giù, in tedesco è die Sonne il femminile.
Abbiamo poi wiederholen, ripetere, er hat den Satz wiederholt, è inseparabile, quindi senza ge. Wiederholen, das Kind hat den Ball wiedergeholt, in questo caso è andato a prendere nuovamente la palla. Anche in questo caso il verbo rispetto a prima, siccome è accentuato sulla particella, è separabile e quindi dobbiamo aggiungere ge. Widersprechen, contraddire, scritto con i, attenzione, non con ie. Er hat seinem Vater widersprochen. Widersprechen, tra l'altro, richiede il dativo, ha contraddetto suo padre. In questo caso è inseparabile, di conseguenza non abbiamo ge. Widerspiegel, invece, rispecchiare. Das Wasser hat das Licht widergespiegelt. In questo caso è separabile, perché l'accento cade sulla particella. Il prossimo verbo è umfahren, aggirare. Ich habe die Stadt umfahren. In questo caso, umfahren è inseparabile, quindi non abbiamo ge. Umfahren, invece, significa andare contro. Er ist den Baum umgefahren. In questo caso, il verbo è separabile, dobbiamo aggiungere ge. Oppure ancora, umsteigen, cambiare. Er ist in Luzern umgestiegen. Ha dovuto cambiare a Lucerna, ad esempio il treno. Adesso abbiamo durchschauen, scrutare. In questo caso cade l'accento sul verbo, quindi è inseparabile, quindi senza ge. Ich habe ihn durchschaut. Durchschauen invece, guardare attraverso. Ich habe durch das Fernrohr durchgeschaut, ho guardato attraverso il binocolo. Durchsprechen, infrangere. Wir haben eine Tür durchgebrochen. Siamo giunti al riassunto. Abbiamo visto che ci sono tre gruppi: verbi deboli, verbi forti e verbi misti. I verbi deboli hanno ge all'inizio e ti alla fine, per esempio gefragt. I verbi forti hanno ge trunk, quindi hanno ge all'inizio e n alla fine, cambia anche la vocale. Stessa cosa per i verbi misti, hanno anche loro la vocale che cambia, ma hanno ge all'inizio e ti alla fine. Si chiamano misti perché hanno la ti come i verbi deboli, ma hanno la vocale che cambia come i verbi forti. I verbi che hanno i prefissi ab, an, auf, bei, ein, fest, her, hin, ab, los, mit, nach, vor, weg, zu, zurück e zusammen sono verbi separabili e quindi hanno sempre ge tra il prefisso e il verbo. Per esempio, nachgefragt, angekommen, zurückgebracht. È sempre accentuata la particella iniziale. Mentre i verbi che hanno i prefissi be, imp, int, er, ge, hinter, miss, fair e zer sono sempre inseparabili e la particella non è mai accentuata. Bisogna appunto pronunciare sempre o accentuare sempre il verbo. Quindi erzählen diventa erzählt, verstehen diventa verstanden, erkennen diventa erkannt. Quindi se conosciamo il verbo come erzählen, conosceremo anche erzählt. Se conosciamo il verbo stehen, gestanden, conosceremo anche verstanden. Se conosciamo kennen, gekannt, conosceremo anche erkennen, quindi erkannt. Attenzione, i verbi con i prefissi durch, über, unter, wieder, scritto con i e wieder, scritto con ie, sono separabili o inseparabili a seconda del verbo. Alcuni possono essere separabili e inseparabili, ma cambiano significato. Ad esempio, überleben, non è accentuata la particella, quindi il verbo è inseparabile, qui non abbiamo ge. Widerspiegeln, invece, la particella wieder è accentuata, quindi avremo ge, perché il verbo è separabile. Durchlesen, separabile, quindi durchgelesen. Widersprechen invece è inseparabile perché abbiamo pronunciato il verbo e non la particella, quindi avremo widersprochen, contraddetto. Wiederbringen è un verbo dove abbiamo appunto accentuato wieder, di conseguenza è separabile, quindi avremo la particella ge tra wieder e bringen, quindi wiedergebracht. Bene, ora che abbiamo capito come si forma il participio passato, bisogna anche
capire quale ausiliare utilizzare, haben o sein. Allora, si utilizzerà il verbo ausiliare essere in tedesco quando abbiamo verbi intransitivi di movimento, quindi quando abbiamo verbi che indicano uno spostamento da un luogo A a un luogo B. Partiamo dal verbo fare, andare con un mezzo. Er ist nach Rom gefahren, è andato a Roma. Gehen, andare, a piedi, ich bin nach Hause gegangen. Wandern, andare a camminare, a passeggio, soprattutto in montagna. In meiner Kindheit sind wir oft gewandert, siamo spesso andati a fare delle escursioni. Oppure fliegen, andare con l'aereo. Vor 2 Tagen ist er nach Berlin geflogen. 3 giorni fa è andato in aereo a Berlino, è volato a Berlino. Kommen, er ist aus dem Urlaub zurückgekommen. In questo caso è ritornato, in questo caso è utilizzato con il prefisso zurück, è ritornato dalle vacanze, dalla vacanza, è un singolare. E poi abbiamo i verbi laufen e rennen, correre. Ich bin schnell gelaufen, ich bin schnell gerannt. Anche in questi casi abbiamo appunto 2 verbi di movimento. Useremo inoltre il verbo essere con il verbo springen, saltare, ich bin in den Fluss gesprungen, con il verbo fallen, cadere, die Birnen sind vom Baum gefallen, le pere sono cadute dall'albero, con il verbo alzarsi, aufstehen, che è un verbo anche separabile, quindi richiede ge, ich bin um 7 Uhr aufgestanden. E con il verbo begegnen, incontrare casualmente, ich bin meinem Lehrer begegnet, che in italiano richiede l'ausiliare avere, mentre in tedesco richiede l'ausiliare essere. In tedesco abbiamo anche il dativo, quindi jemandem begegnet, meinem Lehrer in questo caso. Bene, prestate un po' di attenzione. Qui bisogna prestare attenzione perché? Perché abbiamo detto che con i verbi in movimento, quando non abbiamo un complemento oggetto, quindi quei verbi intransitivi, dobbiamo usare il verbo essere. E abbiamo quindi detto ich bin nach Berlin gefahren. Fino qua tutto chiaro. Ma se abbiamo un verbo come fare con un complemento oggetto, quindi con un verbo transitivo, in questo caso dovremmo utilizzare il verbo ausiliare haben. Quindi, ich habe meinen Wagen zur Werkstatt gefahren. In questo caso non indica più lo spostamento da un luogo A a un luogo B, ma indica portare un'automobile in officina, per esempio per essere riparata. Quindi, se abbiamo un complemento oggetto, come in questo caso meinen Wagen, dovremmo utilizzare l'ausiliare avere, quindi haben. Ich habe meinen Wagen gefahren. Ecco, vediamo un'altra particolarità con il verbo schwimmen, nuotare. Si tratta quindi anche in questo caso di un verbo intransitivo, un verbo in movimento, e quindi useremo l'ausiliare essere. Infatti abbiamo un esempio. Ich bin bis zum Ufer geschwommen, ad esempio sono in mare o sono nel lago e decido di tornare a nuoto, tornare a riva quindi, nuotando. In questo caso quindi l'obiettivo o la meta è il fatto di avvicinarsi a riva. In questo caso quindi c'è uno spostamento da un luogo A a un luogo B. Utilizzeremo quindi l'ausiliare essere. Ich bin bis zum Ufer geschwommen. Ma in questo esempio che vediamo adesso dovremo utilizzare l'ausiliare avere perché non è più l'obiettivo il fatto di spostarsi, ma è semplicemente l'attività. Quindi quando diciamo ich habe im kalten See geschwommen, in questo caso ho nuotato nel lago freddo, quindi quando è l'attività che viene messa, diciamo, in risalto, si dovrà utilizzare con il verbo schwimmen l'ausiliare haben e non l'ausiliare essere. L'ausiliare essere si usa quando appunto si indica lo spostamento. Il verbo essere si usa poi anche quando abbiamo verbi intransitivi, quindi senza complemento oggetto, che indicano un cambiamento di stato, come per esempio il verbo fiorire, aufblühen. Die Rosen sind aufgeblüht. Le rose sono fiorite, sbocciate, oppure ancora
Aufwachen, svegliarsi, che non è riflessivo in tedesco. Ich bin aus einem Traum aufgewacht. Mi sono destato, svegliato da un sogno. Oppure ancora, addormentarsi, non è riflessivo in tedesco. Einschlafen. Ich bin gestern erst um 2 eingeschlafen. Ieri mi sono addormentato alle 2. Oppure, entstehen, nascere, sorgere. Wann ist das Buch entstanden? Quando è nato questo libro, quando è stato concepito, verschwinden, wo bist du verschwunden, dove sei sparito, oppure ancora diventare, werden, sie ist Lehrerin geworden, lei è diventato un insegnante. Inoltre useremo il verbo essere come ausiliare con il verbo bleiben, restare, rimanere. Ich bin eine Woche am Meer geblieben, sono rimasto una settimana al mare. Con il verbo sein, essere, ich bin noch nie da gewesen, non sono mai stato qui. Con i verbi passieren e geschehen, succedere, accadere, was ist passiert, was ist geschehen. Con il verbo sterben, morire, Goethe ist im Jahr 1832 in Weimar gestorben, Goethe è morto nel 1832 a Weimar. E poi con il verbo ertrinken, annegare, der Hund ist im See ertrunken, il cane è morto e annegato nel lago. Vediamo ora quando si usa il verbo avere, il verbo haben come ausiliare. Si usa con i verbi transitivi, come avevamo già visto, quindi quando abbiamo verbi con il complemento oggetto, ad esempio un verbo come aprire, öffnen o aufmachen, ich habe das Fenster aufgemacht, ho aperto la finestra, oppure il verbo essen, mangiare, ich habe eine Suppe gegessen. Oppure il verbo fragen, che in tedesco richiede l'accusativo, in italiano il complemento di tema, e quindi attenzione, ich habe meinen Lehrer nicht gefragt, non ho chiesto al mio insegnante. Oppure il verbo lesen, ich habe dieses Buch noch nicht gelesen, non ho ancora letto questo libro. Oppure il verbo amare, ich habe diese Frau geliebt, ho amato questa donna. Il verbo avere si usa anche con i verbi riflessivi, quindi per esempio sich freuen, ich habe mich über das Geschenk gefreut, mi sono rallegrato del regalo, ero quindi contento, sich waschen, lavarsi, ich habe mir die Haare gewaschen, mi sono lavato i capelli. Anche i verbi modali hanno l'ausiliare haben. Il participio di mögen è gemocht, di wollen gewollt, di dürfen gedurft, di können gekonnt, di sollen gesollt e di müssen gemusst, senza umlaut il participio passato. Quindi si usa sempre l'ausiliare avere. In realtà abbiamo due tipi di participi. Nella frase das habe ich nicht gewollt abbiamo soltanto un verbo, il verbo volere. Non l'ho voluto questa cosa, no? Das habe ich nicht gewollt. Al presente sarebbe das will ich nicht, non la voglio. Se prendiamo invece un'altra frase come ich habe nach Hause fahren wollen, ho voluto andare a casa, in questo caso non abbiamo ich habe nach Hause fahren con il participio gewollt. Perché? Perché ogni volta che c'è un altro verbo nella frase dovremmo utilizzare il verbo all'infinito. Si chiama costruzione con doppio infinito. In tedesco quindi si usa sempre l'ausiliare haben, anche se in italiano si usasse. Se dovessi usare appunto l'ausiliare essere, sono dovuto andare, per esempio, sono dovuto, in tedesco sarebbe sempre ich habe nach Hause fahren müssen. C'è inoltre una particolarità con queste frasi, particolare con doppio infinito. Nella subordinata il verbo coniugato sta sempre non alla fine, come è così normalmente nella frase subordinata, ma il verbo coniugato nel doppio infinito sta prima del doppio infinito, quindi avremo la frase Es stimmt nicht, dass er mich hat abholen wollen. Non è assolutamente vero che lui ha voluto venire a prendermi. La regola del doppio infinito vale anche per i verbi helfen, hören, sehen und lassen. Helfen, hören, sehen und lassen, quindi aiutare, ascoltare, sentire e lasciare, stehen oft zusammen mit einem anderen Verb.
Dann bilden Sie das Perfekt Vidimodalverben. Quindi in questo caso avremo il doppio infinito. Esempio, er will seinem Opa die schwere Tasche tragen. Aiuta suo nonno a portare una borsa pesante. In questo caso, quindi, non avremo mehr als seinem Vater oder seinem Opa die schwere Tasche tragen. Non avremo geholfen, ma avremo helfen. Infatti, er hat seinem Opa die schwere Tasche tragen helfen. In italiano traduciamo poi aiutato il nonno a portare la borsa pesante. Vediamo ora un altro esempio con il verbo hören. Er hört seine Freundin auf der Straße rufen. Sente chiamare l'amica. Diventerà Er hat seine Freundin auf der Straße rufen hören, quindi ha sentito chiamare la sua amica per strada. Vediamo ora alcuni verbi che si confondono spesso, che sono verbi di movimento e verbi di stato, che hanno una forma diversa di perfect preteritum. Sono infatti verbi regolari e irregolari. Regolari come verbi transitivi e irregolari come verbi intransitivi. Hängen può essere appendere, nel senso di appendere qualcosa, oppure essere appeso. In tedesco è sempre hängen come infinito. Il paradigma del verbo appendere sarà come verbo transitivo hängt. Hängte e hat gehängt. Come verbo invece intransitivo sarà hängt, hing, hat gehangen. Poi abbiamo il verbo legen, mettere in posizione orizzontale, che è legt, legte, hat gelegt, mentre come verbo di posizione abbiamo liegen, quindi essere in posizione orizzontale. Liegt, lag e hat gelegen. Poi abbiamo stellen, mettere in posizione verticale, quindi stellt, stellte, hat gestellt. E come verbo di posizione abbiamo stehen, stare, quindi steht, stand e hat gestanden. Poi abbiamo far sedere, setzen o anche sich setzen, sedersi, che ha un paradigma regolare, setzt, setzte e hat gesetzt, mentre sitzen, essere seduto, è sitzt, saß e hat gesessen. Poi abbiamo stecken, infilare, può essere per esempio una chiave nella serratura. Steckt, steckte e hat gesteckt. In questo caso abbiamo la stessa forma anche per stecken, che significa essere infilato, quindi steckt, steckte e hat gesteckt. Nella diapositiva precedente abbiamo visto che questi verbi posizione e movimento hanno l'ausiliare avere. In realtà, sitzen, liegen e stehen. In alcune regioni della Germania, in particolare al sud, ma anche in Austria e in Svizzera, vengono utilizzati con l'ausiliare essere. Quindi invece di dire, come si dice in Germania, ich habe gesessen, ich habe gelegen, ich habe gestanden, si sentirà anche ich bin gesessen, ich bin gelegen e ich bin gestanden. Ma vediamo come si comportano questi verbi. Allora, i verbi della prima colonna, i verbi transitivi, avranno sempre una domanda che inizia con wohin. Wohin hast du das Bild gehängt? Dove è appeso il quadro? La risposta è ich habe das Bild an die Wand gehängt. Le preposizioni, che sono tutte Wechselpräposizioni in questo caso, saranno sempre l'accusativo, perché abbiamo un movimento. Mentre nel caso di wo hat das Bild gehangen, dove era appunto attaccata, dove era attaccato il quadro, dove era appeso il quadro, la risposta è an der Wand, perché appunto in questo caso non c'è l'azione di appendere, ma si descrive che l'azione è già, che l'immagine è già appesa, e quindi in questo caso dovremmo utilizzare an più dativo, an der Wand. Questo argomento viene approfondito con il tema delle Wechselpräposition. Vediamo adesso alcune particolarità. Si tratta in realtà di tre verbi che hanno un ausiliare diverso in italiano rispetto al tedesco. Il verbo piacere, gefallen. Dieser Film hat mir überhaupt nicht gefallen. In italiano si dice questo film non mi è piaciuto, quindi si usa l'ausiliare essere, in tedesco invece haben. O anche ich bin gern gereist, ho viaggiato volentieri, con il verbo viaggiare in italiano l'ausiliare avere, in tedesco essere, ich bin. E anche il verbo incontrare, ich bin meinem Lehrer begegnet, tra l'altro in tedesco anche con il dativo,
ho incontrato casualmente il mio docente, in tedesco ha l'ausiliare essere ich bin. Siamo giunti al riassunto. Allora, il verbo essere si usa in tedesco con verbi intransitivi che indicano movimento, quindi da un posto A a un posto B. Quindi sono tutti verbi di movimento senza il complemento oggetto, quindi fahren, gehen, reisen, wandern. Attenzione che reisen in italiano ha l'ausiliare avere. Poi abbiamo anche verbi intransitivi, anche qui con cambiamento di stato, abbiamo visto ad esempio einschlafen, entstehen, werden, sterben, ertrinken, ma anche verbi come begegnen, incontrare, casualmente, che in italiano invece hanno un ausiliare avere, quindi ho incontrato, mentre in tedesco ich bin begegnet. Poi abbiamo i verbi bleiben e sein, come in italiano, rimanere e in tedesco sono accompagnati dall'ausiliare haben i verbi transitivi con un complemento oggetto, quindi lesen, machen, essen, eccetera, eccetera, ma anche quei verbi in movimento che hanno un complemento oggetto come fahren. I verbi riflessivi, per esempio sich freuen, rallegrarsi, sich waschen, i verbi modali, können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen, sempre comunque con haben in tedesco, ma anche i verbi semimodali, cioè quei verbi come helfen, hören, sehen, lassen, ma che devono essere accompagnati da un altro verbo. E poi hanno la costruzione col doppio infinito. E poi anche il verbo gefallen, che invece in italiano ha l'ausiliare essere. Bene, è chiaro quando si usa l'ausiliare essere o avere? Sein oder haben? Vediamo ancora il dettaglio. Sein si usa con i verbi intransitivi, verbi di movimento, verbi con cambiamento di stato, verbo begegnen, verbo bleiben, verbo sein. I verbi con ausiliare haben sono tutti verbi transitivi, quindi con complemento oggetto, sono i verbi riflessivi, sono i verbi modali, i verbi semimodali accompagnati da un altro infinito e anche il verbo gefallen.